Ancora per Marchionni e poi ancora Cassano. Cassano dentro, bello! E gol! Il gol di Chievo! Sansone! Sansone! Imbucato molto bene Sansone, non trafigge ad Andanovic! Posso dire, senza penso offendere gli interisti, che era inevitabile come stava andando la partita. Vedo che anche la Prosper è una donna distrutta in questo momento. Grande Cazzano. Cioè, come diavolo si fa ad approcciare la partita in 10 minuti lasciando che il Parma faccia di tutto e di più? Adesso vi faccio vedere il gol. Intanto Londa Moretti. A centrocampo. Chi è Juan Jesus che sbaglia fuori gioco probabilmente? La palla che filtra a centrocampo. Allora, cioè nella vi faccio vedere del campo. Cassano si presenta qui con il pallone. E a chi è che ha segnato, ragazzi? Marchionni. Ecco, allora fate attenzione, perché c'è Marchionni che è qui, che è oltre la linea dei due difensori, ma Juan Jesus sciaguratamente rimane qui, per cui Cassano vede il corridoio, dà la palla a Marchionni, che entra in area e si uscita di là, non si mette gol. Fabio, a parte Marchionni per Sansone. Ma direttore, non era Cassano, era Marchionni. A parte le squadre spagnole come Real Madrid e Barcellona, raramente in Italia si vedono gol fatti in questa maniera, cioè perché di solito è dalle fasce che si crossa, ma qual è il meccanismo difensivo per cui una difesa è questo? Guardate Juan Jesus, Manichi non ha scalato la Ranocchia, guardatelo bene, lui ha fatto quella verticolazione e doveva scalare la Ranocchia. Cioè Marchionne non fa niente di meraviglioso, vede il corridoio, vede il compagno che se ci fosse qui Juan Jesus sarebbe fuori gioco, Juan Jesus è qui e l'altro entra in area tutto solo e fa gol, incredibile. Ma infortunato, non è ancora entrato, ancora Guarin. Apre bene adesso per Jonathan, molto avanzato Jonathan, palla ancora per Guarin che prova a girarla, no! Si è mangiato un gol incredibile sul tiro cross di Guarin, Palacio! Tiro cross di Guarin e Palacio è arrivato in corsa! Una cosa che ricordavo, palla per Giancalloni di Palacio! Incredibile l'errore di Palacio! Non darlo in testa! Attenzione, pareggio di Palacio dopo che l'Inter, grande traversone di Jonathan, è in tuffo, aveva rischiato di crollare sul 2-0, il calcio è anche questo. Allora Jonathan prende palla qui, va sul fondo, passaggio, cross a mezza altezza, a mezz'area, scusate, area piccola, Palacio arriva in spaccata, anticipa tutti e segna. Devo dire, cosa stai facendo? Intanto l'Inter si riporta 28, che l'Inter ha rischiato follemente quando pochi minuti prima, 2 minuti prima, arriva Cassano, mette la palla qui, svirgola incredibilmente il tiro, il giocatore del Parma, era un rigore in movimento, non so chi fosse, la palla arriva in questa direzione, viene messa in mezzo, sembra ormai gol sicuro con Acqua che adesso spinge da dentro, Ranocchia con un recupero prodigioso mette in calcio d'angolo. Attenzione adesso Parolo, quindi, dalla fascia di sinistra, Parolo ancora, contrastato da Jonathan, prende l'angolo. Calcio d'angolo, calcio d'angolo. Cosa si era mangiato Acqua un minuto prima? Dobbiamo dire, la stessa azione, il Parma incredibilmente lo fa gol l'Inter, ma il calcio comunque gioca meglio, però bello grosso, la mia lontana di pugni, il portiere Andanovic ancora qua, poi paletta dall'estremo di destra, pallone in mezzo, ancora e poi incredibile errore di Andanovic, ce l'ha messa dentro Parolo, incredibile errore di Andanovic, si scusa con tutti, Andanovic dice colpa mia, ma cosa ha fatto qui? Qui serve la moviola umana, Andanovic ha fatto una cosa pazzesca, ma come no, io raramente aveva una palla che aveva parato, ma non so dove gli è passato l'angolo, no, allora come... c'è stato una specie di tiro, voi, intanto una specie di Bardi con Livorno, una specie di Bardi con Livorno, è una specie di Bardi con Livorno, bravo, allora, Fusato, una cosa che io non avevo mai visto, però Andare il cerone del Parma perché c'è un tiro deviato, la papera ce l'ha fatta stare sotto il colpo, allora Londa Moretti no. Natale che allora fatto... guardate che follia, fate molta attenzione, poi facciamo la moviola umana davvero. Qui c'è un cross del Parma, non so di chi, non è così importante. Paletta! Leggermente deviato. Andanovic si tuffa, la palla gli passa sotto le mani, scorre sotto il corpo, sotto i piedi incredibilmente e mette gol. Chi è che ha fatto gol? Parolo, che dir si voglia. Quindi Andanovic... La palla era sulla riga. La palla era sua. Lui ha parato con le mani, gli sfugge sotto le mani, gli passa sotto la pancia, una cosa che io non ho mai visto prima. Sotto le gambe, sotto i piedi e gol.
Tanto che Handanovic poi si scusa con tutti. Ho bisogno ci fosse Vito Elia. Chi è che mi fa Handanovic poi? Perché è finito il primo tempo. Chi è che mi fa Handanovic? No, uccello! Uccello! Il grande uccello! Bravo! Allora, uccello. Fate attenzione. Cosa portiere io faccio? E poi faglielo fare, faglielo fare a Chirico. No, no, vai. Uccellato. Allora, vediamo chi lo fa meglio. Perché, Chirico, no, perché a casa voi Chirico dovete immaginare. Allora, ci mettiamo a favore di camera qui, giusto? Allora, tu sei Handanovic, no? E quindi ti tuffi su questo pallone che arriva, ti tuffi al primo palo, no? Fate molta attenzione, perché la palla arriva così, anda. Beh, così se non incoglionito. Vediamo l'interpretazione di Chirico. Non mi sei dispiaciuto, non mi sei dispiaciuto. Vediamo Chirico che si è andato via. Ci vuole anche il giocatore del Parma che la spinga dentro. Buttati, ti devi buttare in avanti. Sei pronto, Marcello? Allora, la palla arriva così. Esatto, quindi l'ha spinta lui, l'ha spinta. Ma guarda che è passata anche sotto, è andata proprio così. Così è passata, metti infatti poi la Alvarez in mezzo. Grande gol di Palacio, 2-2 Londa Moretti, Londa! Gol da grande attaccata di Palacio. È stato in cielo un quarto d'ora. E basta, così, così. È stato in cielo un quarto d'ora. Basta anche te. Allora, Palacio se l'è veramente inventato gol, perché guardate, qui c'è Alvarez che onestamente fa un gran bel cross. Palacio che in mezzo addirittura a tre giocatori del Parma finta di andare incontro al pallone e mette fuori tempo un difensore, invece di controtempo si accentra e sul colpo di testa è il più bravo di tutti a deviare la palla in gol. Lucarelli l'ha fermato, ancora Palacio, Cambiasso, attenzione, siamo al limite dell'area, ancora il pallone per Alvarez, prova a girarlo, Cambiasso è stato respinto da Inter, rimessa pallone 3 per l'Inter, forza, attenzione, pallone ancora per Alvarez, siamo lungo l'out di sinistra, ma riesce ancora a nulla, cosa vuol fare, sempre del Zidane questo qui, Alvarez tenta un dribbling un po' troppo difficile, attenta ancora Alvarez, dai che abbiamo sacro fuoco, pallone ancora in avanti, Palacio all'indietro, Guarini, Candonescio, è pazzesco, allora avanti, grande gol di Guarin, che poi Guarin che poi porta le mani alle orecchie. Guarin che poi porta le mani alle orecchie, come dire adesso chi mi fischia. Londa Moretti, Londa. Allora, buoni, zitti un attimo, se no a casa non sentono. Allora, Palacio, diciamo subito per fuori gioco per Guarin che stoppa. E poi c'è una deviazione, una deviazione che fa secco. Ve lo faccio vedere. Netta deviazione evidente. Sì, allora guardate, un attimo, grazie. Allora, c'è il cross, c'è il cross di Alvarez. Palacio probabilmente in linea, o se anche non lo fosse inapprezzabile, diciamo la differenza. Quando la palla spiove, Palacio con una grande intuizione devia qui dove c'è Guarin che stoppa di petto, fa partire il suo diagonale e il diagonale che non è irresistibile viene deviato con la punta del piede da un giocatore del Parma che manda la palla in gol. La classifica è cambiata però. La classifica dice che adesso l'Inter è a quota 30 e avete ribaltato tutto in due minuti. C'è un'ecatombe di scommesse saltate. Lina la regia, abbiamo subito grazie da poco. Londa Moretti ha segnato il Parma al 3-3. Rivediamo la classifica. Ops, è successo qualcosa. Attenti ancora all'Inter che perde palla, però la recupera. Attenzione. Dai l'Inter. Jonathan, il tiro con la palla che viene deviata, la va a recuperare Cambiasso, molto bene per Zanetti. Cambiasso che ha sbagliato in occasione del gol del Parma. Perde palla Zanetti, non ce la fa più. È ancora vostra. Poi ancora Guarin, figurati. Palla. Allora, seconda punta. Commessato il gol dell'Inter. Una grossa amnesia difensiva perché c'è un lancio da questa zona che taglia tutta l'area dell'Inter. Dalla parte opposta tutto solo sbuca chi?
Sansone. Quando Biabiani prende palla, tutti si voltano, cominciano da Zanetti che è un po' dormito, dicono: oibò, c'è Biabiani, non ce ne siamo accorti. Vanno verso di lui, il cross viene messo in mezzo da Biabiani e Sansone arriva al volo e la scaraventa. La palazzo dal vertice dell'area, la mette in mezzo, cambiasse, palla che resta. È giusto così. Il Parma prova forse l'ultimo attacco. No, Mirante, pallone tra le mani, alza la testa. È finita. È finita, è finita.